Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Nella celebrazione eucaristica domenicale noi esprimiamo il nostro vanto comunitario nella croce di nostro Signore Gesù Cristo, che è la fonte della nostra salvezza. E il mistero della croce ci chiama anche ad essere testimoni della sua grazia nel mondo. Accogliendo l'invito di Gesù e il suo mandato missionario, umilmente vogliamo chiedere perdono per le nostre infedeltà, le nostre inadeguatezze, ed invocare con fiducia il suo perdono e la sua misericordia. Signore, pienezza di verità e di grazia. Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci. Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Dio di consolazione e di pace, che chiami alla comunione con te tutti i viventi, fa che la Chiesa annunci la venuta del tuo regno, confidando solo nella forza del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni, succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio: terribili sono le tue opere. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e il luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali. E non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, e soprattutto la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, presenti fisicamente in questa nostra stupenda cattedrale a partecipare a questa celebrazione, ma presenti anche attraverso la diretta TV. Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato in questa 14ª domenica del tempo ordinario ci comunica la decisione di Gesù, che deciso di mettersi in cammino verso Gerusalemme, ha voluto farsi precedere da 72 discepoli che andassero davanti a lui in ogni città e luogo in cui egli stava per recarsi. Il numero di 72 non è sconosciuto alla Sacra Scrittura, non è la prima volta che compare nel testo sacro, ma ci ricorda già un elenco di popoli presente nel libro della Genesi, in cui insieme al popolo di Israele compare l'universalità del mondo allora conosciuto. Poi anche questo numero ci ricorda gli anziani scelti da Mosè per coadiuvarlo nel governo di Israele. E se ci pensiamo, 72
è il prodotto di 6 per 12. Sembra quasi una moltiplicazione imperfetta. C'è bisogno di una nuova di un nuovo gruppo, di altre 12 persone per raggiungere la pienezza di un invio. Saranno proprio i 12 apostoli che Gesù manderà fino ai confini della terra per portare il suo messaggio di salvezza. Dunque, certamente il cammino di Gesù dal punto di vista storico, terreno, si è concluso per come il Vangelo ci racconta, ma egli continua a camminare attraverso i passi della nostra storia. Gesù non si ferma perché la Chiesa è in cammino, la Chiesa non si ferma, è il popolo in cammino verso la Pasqua e ciascuno di noi, come Gesù e insieme a Gesù, è chiamato a procedere in questo cammino. E dunque l'esperienza della missione a cui il Vangelo di San Luca oggi richiama la nostra attenzione è strettamente collegato con l'identità cristiana. È bellissimo il verbo che San Luca utilizza. Ne scelse 72 e li inviò. Questo verbo sta ad indicare un movimento di Gesù, una sua volontà di togliere fuori i discepoli. Il cristiano non è un uomo statico. Il cristiano è chiamato a mettersi in movimento, a mettersi in cammino, con i rischi che il cammino possa comportare. Dunque, l'invio di Gesù coinvolge tutti noi in quell'ampio respiro di una missione universale che è iniziata con Lui e che continuerà fino alla fine dei secoli. Vogliamo chiederci allora quali sono le caratteristiche di questa missione a cui Gesù ci ha chiamati. Anzitutto, la missione non è un'esperienza autonoma, individuale, autoreferenziale. Missione vuol dire comunità. Gesù chiama ed invia a due a due. E c'è certamente un significato dietro anche a questo riferimento all'essere comunità come essere missionari. Anzitutto una credibilità giuridica. Noi sappiamo fin dai popoli primitivi che perché una testimonianza fosse valida c'era bisogno di essere condivisa da almeno due persone. E poi vedere almeno due persone che camminano insieme, che condividono un'esperienza, è un segno di credibilità, così come anche nelle nostre comunità parrocchiali, nelle nostre famiglie. Quando condividiamo l'esperienza di essere stati chiamati dal Signore, l'esperienza di ascoltare la Sua voce, di essere consapevoli che Egli ci chiama a una grande missione, già quella consapevolezza comunitaria diventa la più grande e la più eloquente delle testimonianze. E poi c'è anche sicuramente una forma di tutela, di assicurazione sulla vita, perché quando si è in due ci si può difendere e custodire gli uni con gli altri. E allora, entrando nello spirito di quanto Gesù oggi ci ha detto, vogliamo rintracciare alcuni punti, alcuni aspetti di come deve essere la nostra missione. Anzitutto la motivazione. Perché il Signore ci chiama? Perché siamo chiamati universalmente alla missione? Perché Egli ci invita anzitutto a stare con Lui. La missione è sempre preceduta da una motivazione e la motivazione la troviamo nella preghiera. Il Signore oggi ci chiede: pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La preghiera ci permette di sentirci chiamati personalmente, di avere un rapporto con Lui che non si affievolisce con gli avvenimenti del mondo, anche con quelle esperienze più tragiche che ci fanno più soffrire. La preghiera è il sentirsi davanti a Lui chiamati a qualcosa di grande, qualcosa di straordinario che forse andrà oltre i nostri progetti, ma che certamente ci consentirà di essere speciali nel nostro mondo e nella nostra storia. Il secondo aspetto della missione, la sproporzione. Quando non avvertiamo quella sproporzione tra le nostre capacità e il suo modo di agire, forse non siamo consapevoli di ciò a cui il Signore ci sta chiamando. Il contrasto tra le capacità umane e la forza di Dio. E poi tra la grandezza della messe e il limite del numero dei missionari. La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Anche questo è un segno di sproporzione. Ma c'è un'immagine pratica, eloquente, con cui Gesù vuole indicare questa sproporzione. È stato chiaro, ha detto: ecco, io vi mando come
agnelli in mezzo a lupi. Certamente da bambini, almeno una volta, ci saremmo imbattuti nelle favole di Esopo, in cui sappiamo che l'agnello soccombe alla violenza del lupo. La filosofia moderna ci ha insegnato che l'uomo, per quell'istinto di sopravvivenza, è portato ad essere un lupo per l'altro uomo. Nell'ambito della missione non è così. All'interno di questa sproporzione, la grazia di Dio sa sovvertire quei valori che dal punto di vista della logica umana saranno scanditi sempre in una determinata direzione, la legge della vittoria del più forte. Il terzo aspetto, l'atteggiamento con cui vivere la missione. Siamo chiamati alla dimensione forte, radicale, della libertà e del distacco. Gesù fa degli esempi anche pratici. Non portare una borsa. Le signore qui presenti sono munite di borse in cui è contenuto tutto il necessario. Nella borsa noi mettiamo i soldi, anzitutto il denaro, tutto ciò che può rappresentare una garanzia, gli approvvigionamenti, anche quelli più necessari. Gesù ci chiede di essere radicali, di affidarci ed essere consapevoli che Egli cammina con noi, non ci abbandona. Dunque, alcune volte nella missione cristiana anche il necessario diventa superfluo. E poi il contenuto. Che cos'è la missione? Cosa dobbiamo dire alle persone? Una semplice espressione che ci è stata suggerita. È vicino il regno di Dio. Questa espressione è contenuta con un tempo e un modo verbale molto particolare del lessico evangelico, che sta ad indicare un'azione che è iniziata e che ha un riscontro nella storia attuale. Il regno di Dio si è avvicinato alla storia del mondo attraverso Gesù, attraverso le sue parole e le sue opere, ma quell'avvicinamento continua ad accarezzare la storia di ogni uomo. Dunque è un'azione avvenuta, ma che ha una risonanza nella vita e nella storia di ciascuno. Il regno di Dio è caratterizzato da una vicinanza presente che ci interpella, ci coinvolge. L'ultimo aspetto, il fine di questo annuncio, il fine della missione, la pace. Oggi è il 130° giorno della guerra in Ucraina. Siamo abituati ormai ai nostri TG, purtroppo, a imbatterci in scene di morte, scene di violenza che aumentano sempre di intensità, che ci interrogano su come noi possiamo essere costruttori di pace e di gioia. In tutte le letture che oggi abbiamo ascoltato si è parlato di pace e di gioia. San Paolo ci ricorda che sono frutti dello Spirito Santo. Come costruire la pace oggi e come conservarci nella gioia? Nella prima lettura il profeta Isaia ci invitava alla gioia, una gioia esistenziale, una gioia che coinvolge l'interezza della nostra persona. Rallegratevi con Gerusalemme, sfavillate di gioia con essa, gioirà il vostro cuore. Il Salmo responsoriale, per questo in Lui esultiamo di gioia. Anche nel Vangelo, dei riferimenti alla gioia che viene dal rapporto con il Signore. I 72 ritornano da Gesù dopo essersi esercitati nella missione, colmi di gioia. E Gesù li invita ancora una volta alla gioia, non tanto per i loro successi, ma perché i loro nomi sono scritti nei cieli. Allora, carissimi fratelli e sorelle, se è vero che Gesù continua a visitare la nostra storia, continua ad essere in cammino, è anche vero che continua a mandare dei missionari a precederlo nel cammino, se vogliamo anche a seguirlo. E tra questi ci siamo anche noi. Anche noi siamo ambasciatori della sua gioia. E questa gioia alcune volte è chiamata ad armonizzarsi con le tante sofferenze della vita, con le tante difficoltà. Oggi San Paolo, nella seconda lettura, come abbiamo ricordato all'inizio di questa celebrazione, ci ha invitati a vantarci non dei nostri successi, anche nella missione, ma a vantarci per il mistero della croce di Cristo, che è un mistero di morte e di gloria, un mistero di sofferenza e di gioia. E quando noi riusciamo a vivere questo vanto profondo, alternativo rispetto al modo con cui il mondo si vanta, noi veramente viviamo la dimensione universale della missione, perché San Paolo stesso ci ha detto che per mezzo della croce di Cristo il mondo per lui è stato crocifisso come lui per il mondo. Allora vivere l'universalità della missione cristiana significa abbandonarsi alla forza della croce di Cristo
e così davvero vedremo come Gesù ci ha promesso vincere sulla forza del male. Questi giorni, ospitando la celebrazione eucaristica della nostra cattedrale, abbiamo voluto esporre la statua processionale della Madonna del Pilerio, a cui la nostra città di Cosenza è particolarmente devota. Quando la Madonna viene raffigurata nell'iconografia tradizionale, calpesta con il suo piede il serpente. Sembra quasi essere una testimonianza vivente di quello che Gesù ha detto. Passerete sopra i serpenti e rimarrete incolumi. La Madonna del Pilerio possiede un altro segno della vittoria sul male, è la macchia della peste, da cui la nostra città è stata liberata nel corso dei secoli grazie alla sua materna intercessione. Ecco, noi vogliamo vedere in Maria il compimento della vittoria della Pasqua di Cristo che si realizza attraverso la nostra adesione quotidiana alla sfida missionaria che Gesù oggi ci chiede. Vogliamo chiedere a Maria che ci aiuti a esultare di quella gioia piena, quella gioia che il Vangelo sa donare, e per il dono della sua pace che Maria ci otterrà implorandola continuamente sull'altare dell'Altissimo. Rinnoviamo insieme la nostra professione di fede con il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, come gli Apostoli, pieni di gioia, ritornati a confrontarsi con il loro Maestro, anche noi vogliamo presentargli la preghiera che sorge dal profondo del nostro cuore. Preghiamo insieme e diciamo: donaci, Padre, la forza del tuo Spirito. Donaci, Padre, la forza del tuo Spirito. Perché l'opera evangelizzatrice della Chiesa sia accompagnata dalla pazienza dei piccoli passi, nella fiducia che solo Dio può convertire il cuore delle persone. Noi ti preghiamo. Perché i governanti possano essere operatori di pace, di speranza e di consolazione nei confronti di chi vive nell'indigenza e nel disagio sociale. Noi ti preghiamo. Donaci, Padre, il tuo Santo Spirito. Perché coloro che soffrono la solitudine nella malattia siano sostenuti dalla vicinanza degli operatori della pastorale sanitaria e possano trovare senso e forza nella croce di Gesù, affidandosi a Lui. Noi ti preghiamo. Donaci, Padre, il tuo Santo Spirito. Perché le nostre comunità, all'inizio della bella stagione, possano vivere il tempo libero nella meditazione della parola ascoltata e nella carità verso i fratelli più bisognosi. Noi ti preghiamo. Accogli, o Padre, la preghiera che ti abbiamo presentato e fa che la pace del tuo Cristo regni nei nostri cuori e abiti in noi in tutta la sua ricchezza. A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, San Tommaso Apostolo, gli altri Santi Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. In comunione con i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, in modo particolare le persone sole e ammalate, vogliamo recitare insieme la preghiera alla nostra patrona, la Madonna del Pilerio. Vergine del Pilerio, Madre della Chiesa, tu sei per noi sostegno, aiuto e speranza. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo, ma soprattutto noi ti amiamo. Tu sei la nostra Madre tenerissima, donataci da Cristo sulla croce. Ascolta la preghiera dei tuoi figli. Non permettere che ci allontaniamo mai da te. Rafforza in noi la fede, sostieni la speranza, ravviva la carità. Per te sia lode al Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. O Madonna del Pilerio, nostra gloriosa patrona. Il Signore sia con voi. Concedi benigno ai tuoi fedeli, o Signore, il dono della pace, perché siano purificati da ogni colpa e ti servano nella serenità dello Spirito, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.